Bentrovati a Live Music Talk, questo nuovo programma ideato e condotto appunto da Manuela su Universal Talk. Questo è un programma dove diamo spazio e voce a tutti i cantanti, cantautori, musicisti che vogliono far conoscere la loro musica attraverso la nostra piattaforma Universal Talk. Come vedete in video, ho oggi il piacere di avere appunto con noi Chiara Palaia. Ben trovata, Chiara. Grazie, Ciao Manuela, ciao a tutti gli amici che in ascolto, che stanno ascoltando. Chiara. Chiara è una solista, una cantautrice, una scrittrice, insomma, ha veramente tante cose da raccontarci. Chiara insomma, tu fai musica pop rock, per cui anche un bel, sound, insomma, da sentire. E Chiara ci chiama, sei calabrese, di che zona della Calabria? Sì, sono calabrese della provincia di Catanzaro, Lamezia Terme, Com'è il precisamente. tempo oggi? Oggi bello, devo dire la verità, dopo un paio di giorni che è stato un po' nuvoloso, ecco, oggi è una bella giornata. Bene, bene, bene. Allora salutaci tanto la Calabria, la meravigliosa Calabria. Grazie, ti Allora, saluto. Chiara, grazie. Allora, Chiara, entriamo un po' in quello che sei tu, insomma, dal tuo percorso musicale, se ci vuoi raccontare un po' di te stessa. Certo, allora vi racconto brevemente. Allora, io diciamo che nasco come cantante di cover, ho iniziato diciamo a cantare all'età di 12 anni circa. Quando diciamo che allora la mia passione per la musica c'è stata sempre, fin da bambina. Però non sapevo bene come muovermi ancora comunque all'interno comunque dell'ambito musicale. Poi comunque cantando ho notato che comunque ero intonata e quindi avrei potuto fare anche questo. Allora ho detto perché no, proviamoci, perché mentre cantavo mi sentivo bene, mi sentivo libera, era una bella valvola di sfogo e allora poi da lì non ho più smesso, quindi sono Certo, ancora qui dopo molti anni, ecco. certo. Infatti io ho messo una foto che tu suoni la chitarra, giusto? Sì, praticamente questa è una scena diciamo, una foto estratta dal videoclip di It's Gold, è il mio primo singolo. Quindi sì, la chitarra è un'altra mia passione, ecco, che diciamo che ho messo un po' in secondo piano perché comunque mi sono voluta dedicare più che altro alla voce, però è sempre una grande passione che mi porto comunque dentro e diciamo che la chitarra la conosco comunque, ho le basi ecco, della chitarra, però diciamo che mi sono concentrata sul canto, però mi piace sempre. L'accompagnamento, la chitarra, insomma. Sì, Senti, sì. senti, allora, quanti singoli, tu hai fatto dei singoli, però poi tu canti anche con un duo, giusto? Sì, allora io ho iniziato come cantante solista singola, poi da circa 6 anni a questa parte, insieme a Sunil Rocca, che è un po' l'istrumentista e compositore, vabbè, nonché, siamo anche una coppia nella vita, oltre che, sì, Bene, oltre che musicale, abbiamo deciso di fare questo duo acustico, che praticamente inizialmente eravamo un duo chitarra e voce, quindi facevamo un po' delle rivisitazioni di brani italiani e internazionali in chiave acustica, appunto chitarra e voce. E poi mossi comunque da questa voglia comunque di fare musica nostra, perché lui compone da quando aveva 14 anni, quindi da una vita anche lui. Io canto da quando avevo 12 anni, quindi il mio sogno è sempre stato quello di fare musica mia, di scrivere soprattutto dei testi miei. Allora abbiamo deciso di fare comunque, di mettere insieme le due le due cose, esperienze certo. artistiche musicali e sono usciti questi primi 3 singoli che speriamo in futuro comunque ci portino a fare e a comporre comunque un album perché questo è il nostro sogno. Certo. Dove, diciamo, dove vi esibite? Avete un vostro genere, insomma, visto che è anche un Sì. genere un po' particolare, cioè non è che voglio dire, insomma, è un genere magari anche un po' che deve avere dei seguaci, giusto? Sì, in effetti sì. Infatti non è molto semplice comunque, data la musica di oggi, ecco, comunque. Però ci sono magari nostalgici, ecco, quelli della musica comunque, della bella musica, dai, diciamo la verità.
Quindi però diciamo che ho apprezzato molto questo genere, tipo anni 90, 2000, questo pop rock. Comunque abbiamo il nostro seguito, ecco, quindi Certo. perché poi io penso che comunque il passato poi ritorni sempre, ecco, Ma quindi. sì, assolutamente. Poi no, non come in questi anni dove sembra che ci sia poco ormai da inventare, vanno a ripescare gli anni 70, gli anni 80, siamo sempre lì, insomma. E Purtroppo sì. sono stati gli anni dove abbiamo sfornato tra gli 70 e gli 80 i migliori successi, insomma. Assolutamente. Quindi rimarranno sempre nella storia, cioè nella storia di tutti noi. Non È vero. possiamo farne a meno, ecco, di ricordarli sempre. È vero. Senti, io ho preparato un pezzettino proprio di Gold. Se ci vuoi anche dire, magari It's Gold, tra l'altro si chiama. Di Sì. cosa parla? Cioè, che cosa vi ha ispirato questo brano? Sì, allora, It's Gold è un brano molto importante per me, vabbè, innanzitutto perché è il mio primo singolo, è il primo testo comunque che ho scritto, It's Gold, e nasce durante la pandemia questo brano, quindi è un brano che parla, inizia comunque con un velo di tristezza, di malinconia, anche perché purtroppo qualche mese prima ho perso mio papà. Quindi diciamo che ho messo insieme questi due, diciamo, eventi tristi della mia vita. E quindi è uscito It's Gold, che è un brano metà malinconico, triste, però poi si chiude comunque con un sorriso di speranza, ecco, nel futuro. Che è un po' il messaggio che voglio dare sempre con le mie canzoni, ecco, un po' il filo conduttore di tutti i miei brani, ecco. Certo, È quello bello. comunque di non abbattersi e comunque di andare avanti con Certo, coraggio, quindi certo. Poi, ma... soprattutto non rimandare a domani e apprezzare le piccole cose. Diciamo che It's Gold era un po' questo il messaggio che Infatti, volevo. proprio il tuo It's Gold è oro, questo è oro proprio perché Esatto. Mi bisogna... riferivo appunto al tempo, ecco, che è oro. Che oro, è vero, è vero. E poi tra l'altro hai un bellissimo sorriso, mi sembra una persona anche solare, dunque insomma, dobbiamo pensare in positivo sempre. Allora, Assolutamente. proviamo a far ascoltare un pezzetto del tuo brano. Ok, grazie. Ci fermiamo qui perché non vorrei che poi dopo ci Ah, sì, vabbè, sì, no, tagliano, ci infatti. chiudono. È Però, un assaggino, ecco. complimenti anche per la voce, è una bella voce potente. Grazie, Anche la parte grazie strumentale, diciamo, è bella, insomma, ritmata. mille. Sì, molto energica, ecco, molto grintosa. Sì, invita quasi anche al ballo, cioè, insomma. Sì, infatti un po' abbiamo pensato anche a quello, ecco, un modo per ricaricarci, ecco, dopo un periodo comunque difficile. Allora, Chiara Palaia, dove ti possiamo trovare? Dove possono vedere i tuoi brani? Dove possono trovarti sui social? Sì, allora, noi siamo un po' dappertutto, ecco, su Facebook, Instagram, su tutte le piattaforme musicali, ecco. Digitali, però soprattutto siamo su YouTube, quindi potete guardare anche i videoclip dei nostri brani sul nostro canale YouTube Chiara Palaia e Sunil Rock. E lì restate sintonizzati perché a breve, nei prossimi mesi, ci sarà una sorpresa, quindi magari un nuovo brano. Un nuovo brano. Bene, Chiara, siamo in conclusione. Volevo dirti appunto questi, volevo sapere appunto dei progetti, insomma, che cosa ti.
Allora, diciamo che stiamo progettando di portare, diciamo, la nostra musica comunque live proprio con una band vera e propria, quindi ci stiamo provando, vediamo se riusciamo a mettere su proprio una band al completo, ecco, Certo. perché fino ad ora siamo stati sempre un duo, quindi vogliamo ampliare un po' il gruppo. Quindi ci sono delle belle seratine in programma per quest'estate, speriamo un pochino di fare delle belle cose, ecco. Allora, anzi, diciamo che per chi sarà in vacanza nella zona, appunto, penso nelle vostre zone della Certo. Calabria, Catanzaro, eccetera, eccetera, insomma, non so, Assolutamente. dove vi spostate più o meno? Eh sì, perché sì, diciamo sempre nel Catanzarese, sì, nella zona del Catanzarese, quindi chiunque voglia venire anche a visitare il nostro mare, devo dire, è splendido, quindi siete benvenuti, ecco. Infatti, guarda, rimetto questa foto perché io che Ecco adoro il mare, cioè appunto. vedere un mare così, insomma, mi fa solo gran piacere. Sì. Un'ultima cosa, Chiara, avete partecipato a qualche talent? Non so, giusto perché è una domanda che magari. Sì, allora io personalmente prima del duo, ecco, ho partecipato ad un talent praticamente calabrese, una TV locale, diciamo 8-9 anni fa. Ecco, comunque è stata una bella esperienza perché tra l'altro con gli altri miei colleghi, ecco, musicisti, cantanti, è rimasta comunque una bella amicizia. Ogni tanto ci sentiamo, ci aggiorniamo, ecco, sui nostri progetti, ecco. Quindi è sempre bello comunque partecipare comunque a un talent, soprattutto poi per le persone, per le persone che conosci, ecco, perché quella poi Certo, ti resta sempre, ecco. sono tutte le esperienze, insomma, di vita, come Esperienze, dicevamo certo. prima, che, insomma, che portano, sanno portare anche qualcosa di bello. Allora, Assolutamente. Live Music Talk ringrazia tanto Chiara Palaia di essere stata con noi. Grazie a te, grazie a voi Ricordiamo. per l'opportunità. Ma ci mancherebbe e complimenti per il vostro duo, per questo nuovo brano It's Gold e per quello che hai detto che è in programma, insomma, che si chiamerà già il titolo. E ancora no, però stiamo registrando qualcosina, ecco. Va bene, va bene. Allora, tanta, tanta fortuna per quello che sono i nuovi brani. E tanta Grazie musica mille. soprattutto perché è la cosa più importante. Magari ci risentiremo in futuro. Assolutamente, Chiara, grazie di essere stata con noi. A Ciao presto. a tutti, ciao Manuela, un abbraccio, ciao.